Rainbow Night questa sera al Live Rock Festival di Acquaviva. Dopo i glitter è arrivato l'arcobaleno, perché qua ad Acquaviva splende il sole e l'arcobaleno per la quarta serata del Live Rock Festival e la quarta puntata di Diretta Rock. Allora Tommy, il giro di boa c'è stato, questa sera quarta serata, serata ricchissima, ieri sera tanto pubblico per gli artisti che si sono esibiti qua sul il grande palco dell'ex fierale di Acquaviva. Questa sera che cosa ci aspettiamo? Oltre al nostro arcobaleno, che devo fare dei ringraziamenti, devo ringraziare Rachele Gonzi e Lalla Savini che ci hanno pitturato questa sera, in questa serata particolare, in questo sabato sera particolare. A me chiediamo. Due volte, non si sono accontentate. Lo so, sei tu che non ti accontenti, Tommy. Comunque, il 31 d'agosto c'è una storia che nasce, un'estate che muore, sì. Cantava il buon sì, Brunori, sì. E noi ad Acquaviva celebriamo in qualche modo la fine di agosto con una serata stratosferica. Siamo ancora con il ritmo nel sangue della serata di ieri, perché i Chic 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 hanno chiuso veramente con una dance pazzesca che ha coinvolto il pubblico che arrivava veramente fino alle scalette del parco ex fierale. E la serata è proseguita poi al Piranha Social Club con il DJ set di Midget, che è stato anche quello un bel coinvolgimento, delle belle situazioni. Insomma, l'aria è veramente buona, frenetica, qua. È frenetica. Non sembra neanche di stare in Valdichiana, ragazzi. Ve lo devo sembra dire. Di stare a New York, come a dicevamo York. Con gli Algiers ieri sera. Ce lo invidiano, perché queste situazioni non ci si trovano a New York, ma questa sera. Dopo essere stati a New York, vi portiamo a Londra. In Inghilterra, questa serata è molto più inglese, anche se iniziamo con una band italiana, Io e la Tigre. Sono un duo tutto al femminile, loro sono emiliane, però portano un sound molto inglese che richiama un po' quello che era il punk, il post-punk dei primi anni 80 inglese, molto rude. E la cosa interessante è che si chiamano Io e la Tigre perché una cantante chitarrista è al nature, mentre alla batteria c'è una tigre nel vero senso della parola. Seguirà Anna Calvi, che cosa vogliamo dire, è una delle artiste più attese di queste edizioni, è probabilmente una delle cantautrici e performer più interessanti del panorama internazionale. L'hanno inseguita molti festival in Italia, noi siamo riusciti a coglierla, come e quindi sempre. Viva Collettivo Piranha, viva Live Rock Festival. E chiuderà il sabato notte di Live Rock Festival il DJ set di Leroy Thornhill, che in qualche modo noi abbiamo voluto anche in seguito purtroppo alla dipartita di Kate Flint, e quindi in qualche modo quella di stasera è anche un tributo a quello che sono stati i Prodigy e al percorso che è stato fatto negli anni 90 da parte della musica elettronica. Però Leroy Thornhill proporrà al pubblico di Acquaviva anche delle sue produzioni, perché la sua carriera dopo i Prodigy è andata avanti, ha fatto delle cose molto interessanti, e quindi il DJ set di stasera sarà interessantissimo da sentire e da ballare. E allora io questa sera non ti chiedo di portarmi qua l'artista, perché verremo noi a vedere cosa succede nel backstage o nel tuo covo. Troppa comodità, vengo io da te quindi questa sera, Tommy. Ma dove la ritrovi un capo così in Valdichiana? Non la ritroverò mai, infatti non ti mollo. Ma infatti non ci molliamo. Allora Tommy, ci vediamo dopo backstage. Ti lascio e io qui. Mi lasci qui, ma io in realtà vado dalla nostra artista. Eccola qua che mi sta aspettando, la nostra Gaia. Ovviamente lei non è Rainbow Knight, perché magari lei è scappata, ma chissà, magari ci regalerà questa sera una Rainbow qua nella sua postazione. Io chiederei al mio fantastico regista di inquadrare lì, che è la tua opera, la prima opera terminata. Questa sera ne inizierai un'altra, che domani sera andrà a sovrapporsi a, come l'abbiamo chiamata noi, amalgama ambientale. Sì, è stata già iniziata ieri sera, ma questa sera vedrà la fine, così domani avremo l'occasione di poterle mettere insieme, finalmente vederle concluse. E che dire, questa amalgama ambientale è stata una scoperta, perché è bello vedere l'evoluzione, come fondamentalmente ha avuto l'amalgamazione con tutto questo Live Rock Festival, quindi è riuscita a diventare parte del Live Rock Festival, secondo me. Cioè,
ovviamente tu fai parte del Live Rock Festival. Senti, abbiamo visto quella tua opera che è stata un po' fotografata, a volte la gente creava proprio il selfie. Che effetto ti fa vedere le tue opere che in qualche modo prendono vita? Perché prende vita la tua opera. No, è veramente bellissimo perché per me è proprio la mia destinazione, quello che vorrei comunque per ogni mia opera d'arte. E la cosa più bella è vedere come un bambino resta curioso, come un bambino fa le domande, perché molto spesso sono più puri bambini rispetto agli adulti, e vedi come un bambino rimane molto affascinato, vuole scoprirne il segreto e è attratto dalla magia. E quindi è stata un'esperienza veramente bellissima, e sono contenta che la destinazione sia stata raggiunta comunque. Tu hai realizzato per questa edizione un'altra opera che è nel Piranha Social Club. Quella a che punto è? Quella è finita, verrà sostituita stasera e verrà messa un'altra tela bianca, e stasera riprenderò da capo. E quella però vedrà la conclusione domani sera. Okay. Quindi rispetto a questa non ci sarà una vera esposizione. Sì, verranno affisse sempre lì nel collettivo, nella sede del collettivo, ma non sarà una vera esposizione comunque. Quindi... E allora noi, dopo essere qua con noi, ti vedremo al Social Club. Sì. Ma ovviamente tu fai un po' una pallina su giù qui. Di solito la gente che viene a mangiare al live ingrassa, tu dimagrisci. Sì. Perché ti fanno correre. Ma perché noi qua tutti corriamo, tutti da Gaia, ci vediamo domani sera. Noi corriamo un po' tutti qua a Live Rock, e infatti di corsa sono arrivati a trovarci i ragazzi dei Fridays for Future, ovvero Giuseppe e Giulia. Benvenuti in questo angolo. Ti chiedo di spostare la birra perché non vorrei fare danni in diretta, che già qui siamo abbastanza stretti. Allora Giuseppe, primo anno ovviamente del comitato qua a Live Rock. Spiegaci un po' questo comitato, come è nato, perché tutti ovviamente lo conosciamo per la bambina dalle trecce e l'impermeabile giallo, però spiegaci come è nato anche in Italia questo movimento. Ok, sì, il movimento, come sai, appunto, è nato spontaneamente a seguito di degli scioperi di ogni venerdì di Greta Thunberg. In realtà poi il Fridays for Future è nato in Australia e non in Svezia, perché appunto è stato fondato da altra gente in Australia, mentre lei all'inizio, diciamo, manifestava da sola. Come è nato? Credo che, come è nato in tutte le città d'Italia, è nato spontaneamente a Siena per iniziativa di qualcuno, non io, che seguendo l'esempio di Greta hanno cominciato in Piazza del Campo, in questo caso, ogni venerdì a protestare, insomma, a fare delle azioni dimostrative. Io mi sono unito all'incirca a febbraio, perché una mia collega mi ha detto che anche a Siena organizzavano questi sit-in in Piazza del Campo, e quindi mi sono, diciamo, unito, posso dire, tre venerdì prima della manifestazione globale del 15 marzo, che è poi quella che ha portato circa 4 milioni in piazza di persone in tutto il mondo. L'Italia è stato il paese con più partecipanti, probabilmente perché rispetto ad altri paesi, in Italia c'erano circa 400.000 persone partecipanti, Milano è stata la città con tipo 100.000 partecipanti, e quello che è successo in Italia, penso, rispetto ad altri paesi, è che anche gli adulti, non solo gli studenti, diciamo, delle scuole superiori o medie, si sono uniti alla protesta, e quindi abbiamo avuto numeri più grandi per questo motivo. Dal 15 marzo in poi c'è stata un'altra manifestazione globale il 27 maggio, scusa, 23 maggio, comunque il giorno prima delle elezioni, sì, diciamo, sì. E ora ne faremo un'altra il 27 settembre, sempre marcia globale, questa volta speriamo di essere ancora di più del 15 marzo, quindi siete anche tutti invitati a Siena o nella città più vicina dove viene svolta la manifestazione. Niente, poi diciamo che normalmente da allora in poi cerchiamo sempre di fare qualche attività il venerdì, e comunque ci stiamo facendo conoscere nel territorio, venendo anche iniziative come questa, siamo stati alla Festa Ambiente, quindi cerchiamo di farci conoscere. Nel frattempo continuiamo a fare le nostre attività il venerdì, che sia un sit-in, che sia anche un aperitivo con i bicchieri riutilizzabili. Cerchiamo di mantenere alta l'attenzione a livello locale, e ovviamente è nato adesso un coordinamento, anche sta nascendo un coordinamento nazionale, quindi per cercare di coordinare le attività anche a livello nazionale e anche sovranazionale, quindi con gli altri paesi, perché oltre ovviamente a fare
gli scioperi globali tutti insieme, magari è anche importante parlare con la stessa voce e chiedere le stesse cose anche a livello, diciamo, nazionale, europeo e internazionale. Giulia, quindi il vostro, come ha detto anche Giuseppe, non è un comitato di protesta, ma è un comitato di attivismo culturale, giusto? Attivismo culturale di tutela dell'ambiente. Perché in questo preciso momento storico si sente l'esigenza di tutelare sempre di più il nostro ambiente? Ovviamente vi potete aiutare nella domanda. Ormai l'emergenza climatica è un problema chiaro e sentito, penso, a livello mondiale, e si comincia a vedere proprio i danni che l'inquinamento e le emissioni di CO2 stanno facendo all'ambiente anche negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, quindi penso che sia, cioè, un'emergenza appunto quella che stiamo vivendo. Sì, diciamo che io è da parecchi anni che prima del Fridays for Future sono stato attivista, diciamo almeno 20 anni, che prima con Greenpeace, poi altre associazioni, e ovviamente anche per quello che ho studiato sono stato sempre un po' più sensibile, però quello che ho notato appunto da, diciamo, negli ultimi 2 anni anche vedo, a parte che forse la gente comincia a rendersi conto di più con i propri occhi di quello che succede, vedo comunque anche per esempio i miei contatti su Facebook, ormai parlano quasi tutti di riscaldamento globale o plastica negli oceani, quindi vedo che sempre più gente, e si può dire che per esempio il 15 marzo in Italia e non solo è stato un po' come uno spartiacque, cioè, perché da quella data lì mi sono reso conto che anche chi ci governa comincia a mettere questo problema sempre più in agenda, sempre più come una priorità, diciamo. E ovviamente ormai ci accorgiamo tutti che non è più rimandabile il problema, insomma, se vogliamo risolverlo quanto prima. Tu è la prima volta che vieni qua al live, tu invece, Giuseppe, sei già tornato non in questa veste. Noi più volte abbiamo detto, anche ieri sera con Legambiente, che questo festival è un po' un pioniere delle buone pratiche ambientali. Cosa hai trovato in questo festival per quanto riguarda l'ambiente? Qui c'è l'ecobicchiere e tutto. Ci sono altri festival in provincia di Siena o comunque in giro per l'Italia molto attenti all'ambiente come in questo caso? Allora, io sì, infatti la prima volta che sono venuto qui non sapevo di questo discorso del riutilizzo del bicchiere, che ovviamente ho trovato una ottima cosa che dovrebbero copiare tutti, e anche festival più grandi magari probabilmente, visto che non sono così organizzati. Io come così ho trovato sempre qua vicino il Lars Rock Festival, sono stato quest'estate per la prima volta e loro usano lo stesso, devo dire che è un piacere vedere il prato pulito dopo i concerti senza bicchieri di plastica, anche con poche cicche, perché devo dire che poi la gente, quando c'è una sensibilizzazione, sta attenta anche alla cicca, sta attenta anche alle altre cose, perché ti rendi conto che poi appunto è facile anche trovare i cassonetti per differenziare, anche i piatti biodegradabili e tutto. Io sono contento e spero che diventi sempre più una pratica in tutta Italia, non solo, in tutti i festival, in tutte le... per esempio noi stiamo provando a Siena con le feste di contrada o feste di paese vario a provare a convincere a usare queste pratiche, quindi il riutilizzo, il riciclo e... il compostabile dove è possibile, certo. Insomma, meglio il riutilizzo comunque. E un'ultima domanda, Giulia, come possiamo fare noi nel nostro piccolo ad aiutare l'ambiente? Beh, sicuramente la raccolta differenziata è il punto di partenza, e poi ci sono tanti piccoli accorgimenti sia quando si è fuori sia quando si è in casa, e sta anche nell'acquisto appunto dei prodotti giusti al supermercato, quindi evitare di utilizzare appunto plastica, e ovviamente nella misura del possibile, nel limite del possibile, e anche magari l'alimentazione, guardare un occhio all'alimentazione, ai prodotti a chilometro zero, evitare quindi di consumare carne, cioè un consumo eccessivo di carne, quindi è tutto collegato, insomma, la buona salute e il rispetto per l'ambiente. Bene, allora grazie Giuseppe, grazie Giulia, loro con noi questa sera qua, le troverete qua in questo nostro angolo che è stato ribattezzato l'angolo dove nascono le idee, quindi questa sera siamo in buona compagnia, tra poco ragazzi, grazie di essere stati con noi. A questo punto mi dirigo
verso i nostri amici dell'Avis. Ovviamente ieri sera li abbiamo salutati un po' velocemente perché c'era un po' di frenesia nell'aria, un friccicore, e il nostro palco è prontissimo per accogliere gli artisti di cui ci ha parlato Tommaso. Eccolo qua, ciao ragazzi, ciao, vieni, devo passare un po' di ostacoli ma ce la faremo. Io vi ricordo che la nostra trasmissione quest'anno non raccoglie la pubblicità dai privati, ma sposa la causa, ovvero la causa dell'Avis, 60 anni dell'Avis di Montepulciano. E restiamo qui in compagnia con il nostro presidentissimo, ormai questa sera presidentissimo, Giuliano Faralli. Allora, quarta serata di Live Rock, come stanno andando le cose qua al gazebo dell'Avis? Allora, stanno andando bene, in particolare perlomeno facciamo grande pubblicità tramite i più piccoli, tramite gli innocenti, perché distribuiamo questi palloncini gratuitamente, chiaro, ai bambini, e molti genitori, al di là dell'offerta, che non è quello il motivo per cui distribuiamo i palloncini o i berretti o quello che è, alcuni genitori chiedono informazioni su come iscriversi all'Avis. Noi siamo qui per questo e quindi l'obiettivo lo raggiungiamo. Posso dire che siamo soddisfatti. Già in queste quattro sere abbiamo fatto circa 30 iscrizioni e siamo soddisfattissimi, veramente. Si avvicinano anche i già donatori che vengono qui a dire: ma io già lo sono. Ecco, questo è un senso di orgoglio, di appartenenza e di servizio per coloro che attendono fiduciosi il nostro gesto. Ecco, c'è un bambino, si chiama Riccardo. Allora, in questo anno importante c'è anche un'altra iniziativa importante, ovvero un annullo postale. Eccolo qua, l'annullo postale dell'Avis. Abbiamo fatto questo annullo postale speciale con Poste Italiane, che abbiamo realizzato appunto un logo specifico per il 60esimo, e insieme ad alcuni filatelici qui del territorio abbiamo distribuito il 24 di aprile, il giorno dell'annullo, ma anche successivamente. Anche questo è molto molto richiesto, perché nel mondo filatelico è una cosa un po' particolare, non è un anniversario comune, e anche di questo, insomma. E quindi è un'iniziativa da collezionare anche questa. Allora, grazie Giuliano, noi ti ritroviamo ovviamente domani sera qua per l'ultima serata del live. Grazie mille. Non solo domani sera qui, ma mi troverete anche in altre manifestazioni, perché vediamo che sono produttive, sempre per coloro che attendono noi. Allora, domani sera poi le elencheremo tutte. Bene, grazie Giuliano. Allora, io a questo punto mi avvicino, vi porto nel backstage, questo luogo magico. Io lo chiamo così perché è veramente un luogo magico il backstage, perché non è nascosto agli occhi di tutti, però io non so dove sto andando, però regala emozioni, tant'è che mi sto perdendo, sono ubriaca di emozioni questa sera. Io mi sto avvicinando al nostro Tommaso Ghezzi e a Mattia Mignari, che sto arrivando, mi sta portando allora, questa sera. Si può passare. Ovviamente io scavalcherò per venire da te o da voi. Sono fan della prima ora. Allora io sono fanzissima, si dice così, fanzissima allora, della Valdichiana. Posso passare? Cioè, Tommaso Ghezzi, posso passare? Io qua dietro non conto niente, è lui il vero capo. Allora io lo sai che faccio? Per paura di intrigarmi tra la transenna e il microfono, ti lascio direttamente il microfono. Grazie, lo scettro. E allora, visto che ho preso il potere, io vi porto in questo mondo fantastico che è il backstage di Live Rock Festival. Da pochi secondi è arrivata Anna Calvi, questa è una grande rivelazione. Però prima di approfondire le personalità, questi individui che, come vedete, infoltiscono queste scale dell'ingresso del palco, io vi accompagnerei proprio sul palco di Live Rock Festival, perché è un mondo veramente magico. Vedete, quello di stasera è un set molto particolare, e è già tutto pronto per il live che inizierà alle 9:30, e l'apertura di questo sabato notte è affidato a Io e la Tigre, che sono qua casualmente. Ciao. Io e la Tigre, come potete vedere, sono un duo, io e la Tigre. L'ultimo disco di Io e la Tigre si intitola Grr Power. Non so se l'ho pronunciato bene.
E magari è un titolo che necessita una piccola introduzione, perché dietro c'è un'evocazione particolare, quindi ecco, magari parlatecene un po'. Sì, usiamo questo microfono. Sì, okay. Lo tengo io, prego. Il girl power per noi è quella forza che tu tiri fuori nel momento in cui entri nella tana della tigre, affronti le tue paure accettando la sfida di uscirne trasformata. E quindi abbiamo dedicato al girl power un manifesto e abbiamo deciso di dare nome al disco, a chiamarlo proprio girl power, perché è un po' anche la sintesi di quella che è la nostra storia, anche la ragione per cui ci chiamiamo Io e la Tigre, perché chiaramente Io e la Tigre è una metafora e che sta appunto a significare la soggettività che cerca di esorcizzare le proprie paure entrando nella tana della tigre. Per noi l'esorcismo avviene soprattutto sul palco e niente, quindi abbiamo deciso di chiamarci così perché abbiamo, noi due suonavamo insieme anni e anni fa, prima dell'esperienza di La Tigre, siamo state poi una decina d'anni più o meno senza vederci, parlarci, sentirci, e quindi quando per un equivoco ci siamo ritrovate in sala prove, un equivoco perché non pensavamo minimamente di riprendere a suonare insieme, e per noi suonare l'una insieme all'altra era un po' una specie di paura fortissima. Sì, perché l'una rappresenta per l'altra le proprie paure, ma non perché siamo dei mostri l'una per l'altra, ma perché siamo l'esatto opposto, siamo molto diverse e quindi rappresentiamo ciò che all'altra magari fa paura, e quindi è sempre stata la forza motrice della nostra band, in primis la nostra amicizia, quindi ricostruire un rapporto d'amicizia affrontando anche le nostre paure, quindi lo scoglio di trovarti di fronte a una persona diversa, e quindi girl power per questo. Abbiamo cercato di fare appunto della differenza, l'accettazione della differenza appunto per noi un valore importantissimo, un punto di forza, esatto, la nostra forza. E abbiamo fatto al disco, abbiamo dato il nome Girl Power, abbiamo fatto anche una fanzine alla quale hanno, che si chiama sempre Girl Power, che è il nostro manifesto, e alla quale hanno partecipato delle artiste che a noi stanno molto a cuore, tra cui Cristina Donai, Silvia Calderoni, Chiara Longo di Rocket, che hanno dato il loro contributo, il loro pensiero su quello che, cioè la loro idea di girl power, e poi ricavato di questa fanzine lo devolveremo in beneficenza, sì, al Centro Donna Lilith di Latina, esatto, che si batte per debellare la violenza sulle donne, quindi. Ma questo è il concetto del girl power, che è una band che comunque è attraverso anche la tigre richiama anche un certo tipo di aggressività che richiama a certi che richiama certi certe battaglie della molto importanti della tradizione delle tematiche sociali anche in Italia. Parlando però del sound, comunque Io e la Tigre ha attraversato Bomba Dischi, Garrincia Dischi e quindi tutti quelli che sono i centri di produzione nevralgica della musica indipendente italiana, però il sound comunque richiama quello che è il punk, richiama quella ruvidità sì. Punk rock. Ecco, da dove arriva il suono di Io e la Tigre? Ma vado io. Sì. Ma da quello che un po' ti dicevamo, l'incipit della nostra formazione, cioè il fatto che comunque noi ci siamo ritrovati a suonare insieme senza la volontà, l'idea pregressa di farlo. Quindi io vengo da un ambiente, suonavo in una band in cui poi ha suonato anche lei per un periodo con le Mele Agre, e facevamo del punk, hardcore, e comunque ho sempre ascoltato quel genere di musica, quindi il mio stile batteristico e viene da quel mondo lì. Ho sempre ascoltato punk, hardcore, grunge dagli anni 70, dai gruppi anni 70, dai Germs ai Ramones, quelli più blasonati per dirti, fino ai giorni nostri, e quindi poi insomma si è miscelata involontariamente. Sono gli ascolti che invece sono ascolti più legati agli anni 60, pop, cantautori anche degli anni 60, quindi diciamo che questo anche qui queste differenze hanno generato un sound che
mischia un po' gli anni 60, la costruzione anche della forma canzone degli anni 60 con un sound più roots. Praticamente, scusa. No, prego, prego. No, praticamente facciamo dell'hardcore degli anni 60, cioè se negli anni 60 avessero suonato hardcore e quelle che quindi noi abbiamo definito Tiger Rock, perché sostanzialmente è hardcore. Non sappiamo mai come, quando ci chiedono che genere fate, ci siamo inventati il Tiger Rock. Che comunque... Hardcore in forma canzonetta pop, sì, possiamo dire. No, canzonetta pop no, non te lo lascio dire. Okay. L'hardcore che avrebbero suonato negli anni 60 gli artisti, qualsiasi artista che ti può venire in mente tra gli anni 50 e 60, se avesse avuto la possibilità di fare hardcore, nella nostra testa avrebbe potuto fare quello che... In realtà ci piace definire. Ci sono dei pezzi nei nostri dischi che sono più, diciamo, soft, che magari vedono più il potenziale anni 60, altri che vedono più espresso il potenziale grunge punk. Quindi anche lì dipende molto dai brani. E invece, arrivando a concludere, poi vi riaccompagno in camerino perché veramente tra poco voi dovrete risalire sul palco. Alle 9.40 ho iniziato a uscire di casa, venite a riempire il prato, il parterre, perché questa serata si merita veramente una folla già dal primo gruppo, dalla prima band che suonerà. Quindi tutto questo di cui abbiamo parlato finora, come si traduce in un live? Cosa avete preparato? Come vi siete preparati per questo, live? Non ce li studiamo mai, perché il nostro modo di suonare è molto spontaneo, nel senso che si crea fra di noi, nel momento in cui saliamo sul palco, un qualcosa di magico che ci porta a suonare. Poi magari dall'esterno questa cosa spesso ci dicono che si vede, quindi non è una cosa studiata. Poi ovviamente la scaletta la pensiamo, perché oddio, delle volte io non me la ricordo, a volte non riesco a leggerla perché è buio, lei anche, però tipo ci guardiamo magicamente, riusciamo a suonare le stesse cose, gli stessi brani, quindi finora è sempre andata così. E quindi poi dai, non ti diciamo altro, sennò ti svegliamo tutti i segreti, tutti... No, infatti lo dobbiamo scoprire venendo qua alle 21.40 per il live di Io e la Tigre. Grazie veramente di cuore per avermi concesso questi minuti, vi accompagno intanto fuori dallo stage e intanto con la diretta continuiamo con Diretta Rock e come vedete questo è quello che succede più o meno ogni sera prima dei live. Il backstage dei Live Rock Festival non è mai deserto, è veramente un intanto facciamo passare, c'è un po' di disagio, però ne usciremo. Grazie mille, a dopo, a più tardi. E come dicevo, il backstage di Live Rock Festival non è mai deserto. Questa situazione qui, questa folla sulle scalette d'ingresso del palco è costante. Quindi abbiamo da questa parte tutta, diciamo, la parte legata alla grafica, alle foto, al videomaking, alle immagini catturate. Irene, tra l'altro, l'abbiamo già incontrata in una delle scorse puntate Diretta Rock. E poi abbiamo qua, vabbè, la direzione artistica, lui è il capo assoluto, è quello che comanda qua dietro, Alessio. E poi abbiamo Olmo e Mattia, che sono i nostri rodi, che non è un termine brutale, anzi, sono coloro sui quali si regge reggono tutti i cambi palco, tutta la funzionalità dei cavi, delle backline, di tutto ciò che vediamo sul palco. Allora, e Mattia Mignari, tra l'altro, quest'anno ha avuto due vesti. La prima serata di Diretta Rock, noi... Quello che sentite urlare, invece, è Andrea Biagianti, che sta portando da mangiare ad Anna Calvi. E questo è tutta diretta verità. Comunque, Mattia Mignari quest'anno, diceva, ha avuto una doppia veste, perché è stato Rodi per tutte le giornate tranne che per la prima. Anche per la prima. Però nella prima serata, quella di mercoledì, ha suonato con i Dudes. Chi segue Diretta Rock dalla prima sera ha notato che i Dudes si sono presentati nel nostro salottino solo in tre,
mancava il quarto è lui. Allora lo chiediamo, com'è andata suonare sopra il palco, nello stesso palco che in qualche modo tu curi? È un'emozione unica sicuramente, perché costruire tutto questo che è intorno e farne parte artisticamente, tra virgolette, insomma, è stata una cosa bellissima. Ringrazio chi ha creduto in noi come gruppo, ringrazio i miei compagni di musica, Matteo Micheletti, cioè Luca Lorenzoni e Andrea Fei, che stasera dovrebbero venire, se no l'ammazzo. E niente, è stata una cosa veramente assurda, bellissimo, un palco stupendo, i tecnici, amici, tra l'altro, colleghi, colleghi praticamente, sono stati veramente perfetti in ogni situazione. E niente, è stata una cosa bellissima per me fare cioè organizzare questo festival e farne parte artisticamente, ripeto, è stata una cosa stupenda, veramente indescrivibile, non me lo scorderò mai. Bellissimo. E invece chiediamo a Olmo, qual è, per quello che abbiamo visto quest'anno, qual è stato il cambio palco o comunque la gestione tecnica più difficile tra le band che abbiamo visto negli ultimi giorni? Allora, sicuramente non possiamo dire che non abbiamo avuto grosse difficoltà, però ovviamente c'è stato il cambio palco di ieri sera che è stato un pochino più complicato, più complesso. Tra Algiers e Cic Cic Cic. Esatto, perché c'era un cambio di pedane, insomma, tra batterie diverse, insomma, però noi ce la caviamo, siamo forti, siamo bravi, quindi ce la caviamo bene sempre, insomma. E tu hai fatto da Rodi a lui praticamente per i Dudes? Sì, è stato molto umiliante. No, sì, ho fatto, è stato emozionante perché lo conosco da una vita e quindi è stato emozionante. Da sempre. E vabbè, prima magari facciamo fare due battute ai fotografi, ai videomaker. Ai grafici? No, ai grafici. I grafici sappiamo che, allora, qui c'è un fotografo che ha diciamo che è di buona scuola, diciamo così. Uno spessore. Ha una carriera alle spalle, una abbastanza carriera. Rilevante. Comunque Pasquale Modica è uno dei più importanti fotografi di concerti d'Europa, mi viene da dire. Sì, sì, possiamo grazie, dirlo tranquillamente. Gentile. E quindi magari chiediamo a un fotografo che è abituato a fare scatti in palchi di rilievo internazionale, Live Rock Festival, quali peculiarità dal punto di vista fotografico? Fotografico è un po' come tutti i palchi, cioè nel senso si lavora comunque abbastanza bene, molto tranquilli, molto scianti. Ieri sera c'è stato anche un bel po' di movimento con i cic cic cic, è stata una bella serata. Per cui quando le cose si muovono, saltano, vanno nel pubblico, ci eccitano sempre molto e tiriamo fuori delle foto anche eccezionali. E abbiamo anche però chi si occupa dei video, giusto? Che si occupa dei video. Allora, lui è Andrea e è colui che coordina tutta questa gente, che coordina tutte le fotografie. E magari chiediamo a Jack... Chiediamo a Jack un po' la stessa cosa che abbiamo chiesto a Pasquale, però dal punto di vista videografico, cioè quali sono le cose che hai notato dal punto di vista video, le cose che più ti hanno colpito, le peculiarità di questo palco? Beh, è un po' quello che ha detto Pasquale, nel senso è l'atmosfera del festival che rende divertente fare foto o video. Più gli artisti sono eccitati, sono gasati, saltano sul palco, fanno cose, più ti diverti, più sei implementato nel loro live. Quindi per questa serata è stato fighissimo in Uguinea, che hanno intrattenuto un sacco, si muovevano tanto, ballavano, così come ieri sera gli Algiers, cic cic cic. Quindi in particolare è un palco bellissimo, perché è un palco enorme, è un palco ben fatto, c'è delle luci pazzesche che rendono tutto visivamente bellissimo, quindi dà molta soddisfazione fare video, perché li guardi e dici wow, che luci, che colori, che spettacolo, è figo, è una realtà fighissima, sì. Intanto sta arrivando anche altra gente, c'è una persona che tra l'altro è una new entry di quest'anno e mi siedo proprio vicino a lei. No, Andrea, sediti qua però, sediti qui, vieni seduto qua, vieni, 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 vieni seduto qui. Vieni seduto qui, perché abbiamo
tre dei quattro, diciamo così, tutori dell'ordine del backstage. No, abbiamo Andrea Piagianti, abbiamo Irene Bettolini e abbiamo Alessio Biancucci. Che sono in qualche modo insieme a Nico Bartalini, che non è stasera, arriverà un po' in ritardo però per sue ragioni personali, ma anche lui si occupa della gestione di tutto quello che avviene qua dietro. Allora, Irene, è il primo anno che ricopre questo incarico e quindi voglio sapere da lei cosa si prova ad essere accompagnata da questi personaggi. È faticosissimo, mi fanno lavorare un sacco da morire, cioè. Però vado più veloce di loro. Ah sì? È vero? Cosa? Ha detto che va più veloce di voi nei servizi, nel servizio e nella gestione. Assolutamente. Soprattutto dei Biancucci. No, a parte le cavolate. Allora, come sta andando questa edizione? Quali ricordi per ora ci porteremo dietro? E quali sono le prospettive per questa serata? Iniziamo da Andrea e poi finiamo con Alessio. Ma credo che per adesso sia un'edizione che ricorderemo, nel senso che sono state tre serate che a livello di pubblico e musicale non è che hanno soddisfatto noi, ma hanno soddisfatto il pubblico sostanzialmente in base a quello che avevamo costruito in questo anno di lavoro. Probabilmente stasera è la serata forse più bella e più di prestigio dal punto di vista internazionale dopo il venerdì di ieri. Avere Anna Calvi in concerto gratuito in provincia di Siena è quasi un sogno. E niente, speriamo che anche stasera il pubblico dia le risposte dei giorni scorsi. Irene? Ma beh, è bellissimo innanzitutto, di grande prestigio. E vedremo stasera, ci divertiremo un sacco. Il sabato di solito qua dietro ci si diverte tantissimo, vediamo se anche quest'anno succederà. E chiudiamo con il il magister eleganzie, il tutor di tutti, Alessio. Come sta andando? Cosa ci aspettiamo? Che sta andando bene lo dicono i fatti, non ce lo diciamo mai da soli, anche perché sarebbe autoreferenziale. E in realtà siamo molto sereni, felici e soprattutto orgogliosi di riuscire a fare un lavoro importante per noi, prima di tutto come collettività, noi come ambito sociale, cioè noi che in provincia, laddove esiste il niente, laddove esiste l'emigrazione e l'espatrio giovanile, cerchiamo di ricostruire un minimo di tessuto sociale e culturale, anche fosse soltanto per quei 5 giorni che ormai, possiamo dircelo, almeno in Val di Chiana sono diventati un po' come il Natale, per cui anche gli expat che vanno all'estero di 25 anni tornano in Italia per Natale e per il Live Rock Festival, e questo per noi è uno dei maggiori motivi di orgoglio. Poi ci sono tutte le considerazioni di carattere artistico che possiamo fare, l'energia anche che scaturisce dopo la fatica dal frequentare personaggi e artisti di spessore internazionale, che a volte uno si chiede ma davvero stiamo facendo sta roba, perché una serata come quella di ieri con due band di quel prestigio internazionale sono cose che si vedono nelle capitali europee, non certo nelle province o nelle lande sperdute come le nostre, però questo è quello che stiamo riuscendo a fare, di questo siamo molto orgogliosi, e quindi questi risultati e questa solidità che stiamo raggiungendo anche dal punto di vista organizzativo ci consente di immaginare un futuro non semplice vista la condizione e il contesto socioculturale in cui ci troviamo a muoverci, sia in Italia sia sull'ambito locale. Ma se questa è la serenità e se questo è il ricambio generazionale, il rinnovamento che riusciamo anche a produrre ogni anno, sicuramente si può anche essere fiduciosi per trovare queste innovazioni, come per esempio quella del Piranha Social Club, il nuovo circolo che abbiamo inaugurato quest'anno proprio laddove mancava un qualsiasi spazio di aggregazione, anche solo per prendersi un caffè. Ieri sera l'abbiamo visto trasformarsi in un locale che non dico che sembrava di stare a Kreuzberg Berlino, ma insomma il mood era più o meno quello, quantomeno diciamo così il fonometro segnava le stesse frequenze. Benissimo, quindi che altro dire? Io magari chiamo Valentina che tra l'altro mi ha raggiunto qua sullo stage
E niente, facciamo i saluti qua dal palco. Facciamo i saluti da questa, qua dal tuo che regno, un po' Tommaso. Posso dire che è il mio regno. Infatti ho lasciato condurre te questa serata perché era giusto così, il tuo regno qua ti rintani. Cerchiamo un po' di luce. Cerchiamo un po' di luce. Tutte le sere qua in attesa degli ospiti di fare qualche intervista, quindi era giusto che tu curassi tutto questo bellissimo spazio. E quindi Tommy, io ti ringrazio, ovviamente insieme a te ci vediamo. E io ringrazio domani. Te. Ci ringraziamo a vicenda. Noi ci vediamo ovviamente domani. Stasera alle 21:40 qui e domani alle 20 circa, all'incirca nel nostro angolo dove prendono forma le idee. Ovviamente seguite la puntata di questa sera su lavaldicana.it e sul nostro canale YouTube. Ciao ragazzi e venite al Live Rock Festival. Ciao.